stiamo, spiega quell'ostia. Stiamo andando da qualche parte a Mumbai a farci la nostra prima suonata. Abbiamo dei soldi, però resta il piano di suonare e sopravvivere, anzi vivere alla grande fino ad arrivare a Nuova Delhi. Tenemos Alejandro pagando con toda la pasta que tenemos. Questo viaggio lo farò con il mio amico Mario, collega artista di strada e grande marionettista, e entrambi abbiamo un piccolo problema, ovvero le nostre carte bancarie non funzionano e abbiamo praticamente finito il cash. Però dato che abbiamo i nostri mezzi di artisti di strada, cercheremo di cavarcela fino ad allora. Bene, questi sono i miei soldi, questi sono i soldi di Mario, circa 4.000 rupie. Mi trovo a Goa da 4-5 giorni e ormai è tempo di partire, perché tra una settimana dovrò trovarmi molte migliaia di chilometri a nord, a Delhi, per suonare nell'ultimo dei festival in cui ho suonato qui in India, un festival per una grande università della capitale indiana. Al mio letto di questa notte, la figata di autobus in Europa, non ho mai visto una cosa del genere. Suonare per strada diventa fondamentale in questo viaggio, perché l'unica fonte di sostentamento che abbiamo sarà data dal fare busking, dalla nostra arte di strada. Adesso stiamo cercando di capire qual è la zona in cui si suona, in cui potremmo suonare per strada, perché dubito che ci siano tanti artisti di strada qui a Mumbai. Darvi di spalle avanti, dipinti di bordo. Lasciami libero, lasciami qui a ballare. So che sono solo e perso in mezzo al mare. Trovo un bellissimo posto a Mumbai dove poter fare il mio spettacolo. Che avvicina, l'onda che trascina. Dopo qualche canzone, con una bella folla intorno a me e anche svariate offerte all'interno del cappello, vengo fermato dalla polizia, che hanno detto che ci vuole un permesso. Una volta visionato il mio passaporto, hanno detto che io non posso neanche ottenere questo permesso perché ho un visto turistico e non lavorativo. Quindi le nostre ristrettezze economiche continuano, ma abbiamo già migliorato la situazione. Arriveremo a Delhi? Chi lo sa?